arriva magari dalla stazione di Ostia Centro, si deve camminare un chilometro, sì, lo si sa. Gianni Colacioni, 9 agosto 2013, stiamo a Ostia, piazzale della Vennati, dove c'è il pontile, e ci sta un sit-in dei Radicali Roma, incontriamo Franco Giacomelli. Perché questo sit-in qui in questa giornata, ormai pomeriggio, ma insomma ormai estiva, con molta gente che va al mare? E dunque siamo qui in quanto qui dietro a questo telo, come potete vedere, c'è un cancello che praticamente non è più un cancello perché è stato proprio cambiata la sua natura, il suo scopo. C'è un'aiola, c'è un muretto dietro e via dicendo. Praticamente questo è uno, diciamo, forse è l'ultimo dei valichi fatti aprire diciamo, attraverso Gianfranco Amendola, il pretore degli anni 80-85. All'altra parte di Piazza della Venari ce n'era uno identico, ma è stato non c'è più. Quello di... Ci sono delle foto qua sopra, lo vediamo aperto, ci illustri un attimino... Sì, praticamente fino all'altro anno il cancello, dall'altra parte il cancello, era una situazione normale tra virgolette, cioè anche se era perennemente chiuso c'era una sorta di corridoio che poteva permettere ai cittadini sempre e comunque durante l'anno di poter accedere alla battigia dei 5 metri, la battigia dei 5 metri dei maniali previsti per legge appunto per poter appunto usufruire sempre e comunque di una fascia di maniale. Nel tempo ecco come siamo ridotti, l'80% delle spiagge di Ostia sono dietro un muro, dietro un cancello, a orari nel senso che aprono gli stabilimenti alle 9 di mattina e chiudono alle 7 di sera. È una cosa vergognosa, proprio inconcepibile, perché il mare, il sole, quello è un bene comune, non addirittura solo di Ostia ma anche di Roma, di tutte le persone che vogliono appunto usufruire del mare. Noi tentiamo con oggi la breccia su Ostia, stiamo presentando la denuncia alla Procura della Repubblica e cercheremo del tutto di fare applicare, appunto, far rispettare la legge, appunto la legge che dice di questi 5 metri anche ai fini della balneazione, perché non tutti sanno che si può accedere a qualsiasi stabilimento, qualsiasi tratto di spiaggia nei 5 metri anche per poter fare il bagno. E invece qui succede che in maggior parte dei casi viene diciamo, chiesto una sorta di servizio del mare eccetera eccetera, che praticamente è un biglietto di accesso, quindi è una cosa proprio vergognosa. Noi cercheremo di far rispettare la legalità. Grazie ancora. Perfetto. Quindi dietro a questo lenzuolo colorato c'è un cancello, cerchiamo di farvelo vedere qua dietro, e quello che vedete qui chiuso da questa rete e tutta questa siepe sarebbe il camminamento che dovrebbe essere riservato alle persone, a tutti i cittadini, per poter accedere alla spiaggia, al bagnasciuga gratuitamente, e come potete vedere è assolutamente impraticabile. Ovviamente c'è il recinto a fianco dello stabilimento balneare. Incontriamo anche ovviamente qui un consigliere comunale Riccardo Maggi, che abbiamo già intervistato in occasione dell'evento, diciamo, inaugurazione dell'isola pedonale ai Fori Imperiali. Riccardo, questa vicenda diciamo, arriverà anche in consiglio comunale, in che forme e con che prospettive? Ma la vicenda di Ostia, per come la affrontiamo noi, cioè di garantire ai cittadini un libero accesso alle spiagge a prescindere dai passaggi degli stabilimenti, che quindi sottostanno agli orari di apertura e di chiusura degli stabilimenti, la porteremo in consiglio intanto con un'interrogazione che io presenterò su questa vicenda. Ma speriamo che non sia nemmeno necessario arrivare a trattare l'interrogazione quindi politicamente, ma perché noi faremo anche un esposto alla Procura, al Comando Generale della Polizia Municipale e alla Capitaneria di Porto di Roma, che sovraintende a tutta la gestione, diciamo, degli spazi dati in concessione. Quindi speriamo di poter ripristinare in questa estate, quindi in tempo perché sia possibile fruirne a tutti i romani, un passaggio pubblico qui dal pontile di Ostia. Questo passaggio qui è un
un punto emblematico, perché come abbiamo ricordato prima nel corso della manifestazione, nella metà più o meno degli anni Ottanta, anche grazie all'attività dell'Associazione Radicale di Ostia, era stato aperto un passaggio proprio per garantire l'accesso a prescindere dagli stabilimenti. Nel corso degli anni poi è stato via via chiuso, anche con dei muretti, delle aiuole costruite dietro, quindi in maniera illegale. Riccardo, questa qua è una vicenda che si lega un pochino a tutta la grande questione delle concessioni demaniali che riguardano ovviamente gli esercenti qua degli stabilimenti balneari. Sì, diciamo che nelle ultime settimane finalmente è scoppiato questo bubbone degli interessi criminali, di vera e propria criminalità organizzata, che sono legati a Ostia in particolare alle concessioni, al mondo delle concessioni balneari, quindi degli stabilimenti balneari. Ci sono state decine di arresti, ci sono state delle intercettazioni che hanno mostrato proprio come ci fosse addirittura un'attività criminale, omicidi, racket, attentati con bombe messi proprio per mandare via gente che aveva la concessione o per minacce per corruzione per ottenere delle concessioni da parte di veri e propri clan. Qui c'è un discorso di illegalità diffusa di fondo, dove è evidente che rispetto alla possibilità di accedere per i cittadini in spiaggia, molti si sono rassegnati ormai a questo regime che c'è qua, che ricordiamolo è un caso unico in Italia, perché anche nei luoghi dove ci sono più attenzioni a mettere a profitto i servizi balneari, nella Riviera Romagnola, in Versiglia, in altri luoghi, non esiste una situazione di questo tipo, cioè non esiste che si chiedano i soldi come ancora oggi avviene, nonostante le denunce, in molti stabilimenti balneari, anche solo per accedere, quindi non per affittare il lettino, la sdraio, la cabina. E quindi diciamo che è una situazione limite, però è molto conosciuta e c'è molta sensibilità sia da parte degli abitanti di Ostia che da parte dei romani, lo abbiamo visto per la partecipazione anche alla manifestazione. Intanto vedo che si approfitta anche per raccogliere le firme per il referendum, quindi insomma radicali impegnati su più fronti. Assolutamente sì, diciamo noi abbiamo voluto evidenziare questa questione, questo problema grosso legato alle spiagge di Ostia, al libero accesso, però siamo qua a fare il tavolo e proseguiremo anche nelle prossime ore serali sui 12 referendum radicali. Grazie Riccardo Maggi e buon lavoro in Consiglio Comunale. Grazie a voi, ciao. Incontriamo qui a questo sit-in il signor Pino, che è un abitante qui di Ostia. Ecco, vogliamo chiedergli che cosa ne pensa di questa mobilitazione. Ma la mobilitazione sicuramente è un atto utile e oltretutto è dovuto, secondo me, perché questa è una situazione che va avanti da 50 anni, forse io sono 40 anni che sto a Ostia. E ho sempre trovato in questa situazione, questi varchi che erano stati preposti proprio a scendere dalla spiaggia sono stati abusivamente chiusi, però il dramma non è che lo stabilimento abbia chiuso il varco, perché quello fanno i loro interessi, quindi non gliene frega niente di queste cose. Il dramma è che chi è preposto a fare questi controlli se ne strabuggera o è connivente con i stabilimenti, io non lo so questo. Però sicuramente non è una cosa normale che la capitania di porto, la circoscrizione, i vigili, tutti quanti, nessuno mai è andato da questo e dice: signori, ripristinate le condizioni come erano inizialmente. E questo poi, per non parlare oltretutto del fatto che noi abbiamo una bella isola, Ostia. Adesso gli ostri si lamentavano, l'asso balneari, che volevano costruire isole a largo per sfruttarle in qualche modo. Adesso ce l'abbiamo l'isola, è quella del pontinetto dei pescatori, che da un pontile è diventata un'isola perché è andato in disfacimento con le mareggiate, e nessuno, le strutture o chi altro era preposto, si è preoccupato di rendere questo sito nuovamente agibile, lasciandolo all'incuria e al pericolo per chi fa il bagno là intorno. Senta signor Pino, a lei le è capitato di voler accedere al mare? L'ha potuto fare oppure passando attraverso gli stabilimenti per andare sul bagnasciuga le hanno chiesto il biglietto? Io, siccome sono pescatore qui sportivo di Ostia, per cui per me il mare è una cosa vitale, diciamo che è quasi come l'aria. Quello che mi hanno chiesto, a volte siamo costretti
a scontrarci con i proprietari degli stabilimenti perché dicono che noi non possiamo pescare, anche in conformità alle regole dettate dalla Capitaneria di Porto, che dicono che dalla sera, dalle 19 di sera alla mattina, finché non c'è balneazione nel sito, tu puoi pescare. E a volte entriamo nel straforo, a volte saltiamo qui i muretti per passare, a volte qualcuno ci fa passare e non ci dice niente perché ormai lo conosce, mentre che dovrebbe essere per loro una garanzia il fatto che noi anche durante la notte, stando sulle spiagge a pescare, dico, e riporto pescare e non fare nient'altro, siamo quasi dei guardiani gratuiti per questi stabilimenti, che dovrebbero esserci quasi grati del fatto che noi stiamo lì e bene o male un'occhiata in giro la diamo sempre. Grazie signor Pino. Incontriamo qui la signora Maria Laura, che sta raccogliendo delle firme, ci dirà perché, però è anche coinvolta personalmente in questa vicenda, perché adesso ce lo racconta. Allora, io di solito vengo qui a Ostia per allenarmi, per correre, mi piace di correre sul lungomare, nella mia società ci sono tante persone iscritte qui di Ostia e quindi vengo ad allenarmi con i miei amici d'inverno oppure negli orari di chiusura degli stabilimenti, perché ovviamente non è che uno si allena al sole, si allena o la mattina presto oppure la sera tardi. Allora, se noi vogliamo fare un allenamento di correre sulla spiaggia, praticamente dobbiamo entrare e riuscire nello stesso posto, perché succede che l'uscita, un varco aperto, libero, ci sta magari ogni 3 km, ogni 4 km. E poi anche quando corriamo sul lungomare, diciamo, non è una cosa piacevole, perché qui a Ostia tu il mare non lo vedi mai, soltanto andando verso il porto turistico e poi puoi vedere, insomma, un po' meglio il mare. Tu corri e c'hai sempre queste siepi, oppure c'hai una specie di tessuto, non tessuto, verde a coprire la vista del mare, oppure queste cabine che sono alte magari anche 3 metri, delle costruzioni, presumo, assolutamente abusive, che ti impediscono di vedere il mare e di godere della vista del mare mentre che stai correndo. E questa qui è una cosa che, insomma, deturpa tutta la città, sicuramente fa perdere turismo e poi in ogni caso è contraria alla legge. Quindi stiamo raccogliendo delle firme per presentare un esposto innanzitutto alla Procura della Repubblica, ma poi anche al comando della Capitaneria di Porto, ai vigili urbani e al sindaco, perché chiediamo che questi abusi vengano cessi. In particolare qui su questo cancello dove adesso c'è la tela che abbiamo esposto, questo cancello era uno dei varchi che è stato riaperto dal pretore Amendola negli anni 80, presumo 1985, proprio perché su tutto il lungomare non c'erano dei varchi liberi aperti e quindi non era possibile accedere alla battigia. La battigia era un bene demaniale e quindi deve essere usufruito da chiunque ha voglia di andarci. E c'era questo varco, un altro era più avanti, un altro ancora sta un pochino prima dello stabilimento che è denominato la Playa. E questo varco nel tempo è stato richiuso, prima con un cancello, e poi al cancello è stato apposto il lucchetto, poi è stata apposta pure una siepe, piantata una siepe, e poi adesso mi sembra che sia stato innalzato pure un muretto. Sicuramente questo dobbiamo controllare presso gli uffici amministrativi, ma deve essere un'opera abusiva, perché non credo che se qui un giudice aveva dato l'ordine di riaprire il varco adesso possa essere richiuso così semplicemente su iniziativa di un privato. Grazie Maria Laura. Tanto si approfitta dell'occasione e della gente per raccogliere le firme per i referendum radicali.